recensione seria. Se... L'ho detto. Le due parole che nelle nostre recensioni stanno sempre bene, stanno. Sì. Recensione più serio. Cari ragazzi, siamo qua abbronzati quest'oggi per recensirvi il fratello minore. Si può definire il minore? Sì. Sì. Sì, il fratello minore dell'HK, e non è un M4 ragazzi, è un HK 416 CD Compact, penso che sia questo, oppure Close, non lo so, sarà qualcosa del gergo. Cari ragazzi, e Caboy 416C. È quello deforme. Esatto, quello ma deforme tanto, Che peculiarità ha? Studiato nuove terminologie. Esattamente sì, ragazzi, questo 416C. Peculiarità. Bene, allora penso che facciamo gli interni. Se rubo così. Io non devo parlare oggi, quindi... Sì, non c'è voce, quindi va bene. Allora, qua abbiamo un bellissimo 416 VFC o Umarex, come più conosciuto. E allora, internamente è una tra le repliche con interni migliori che si può comprare attualmente. Abbiamo infatti un gearbox di versione 2.2, quindi ultima generazione, molto robusto, solido e affidabile. Le boccole sono da 8 mm piene in acciaio. E io sinceramente piene le adoro, perché non avendo i cuscinetti non si rischiano rotture o cedimenti oppure cose di questo tipo. Mentre invece abbiamo il guidamolla sempre cuscinettato, molto molto valido in acciaio. Testa del pistone in alluminio antivuoto, molla che a quanto pare su questa replica usciva over, quindi vuol dire che aveva una tenuta dell'aria della Madonna. Però molla, a quanto pare, usciva sugli 1,6, quindi esattamente, sì, assurdo. Comprate in Italia questa replica, attenzione, comprate in Italia, non vogliamo dire ovviamente sito perché sennò sarebbe così illegale, quindi lasciamo stare, lasciamo correre. Ora, vi dico una cosa che non so se sapete anche voi, cari compagni, ingranaggi autospessoranti. Ma certo che lo sapevo, anche io, il mago della meccanica, lo sapevo queste cagate allucinanti. Cioè, autospessorante significa che si mettono da solo gli spessori. Che cazzo significano? Allora, praticamente sopra l'albero, questi ingranaggi, hanno una molla che fanno da tensore. E praticamente sono, li chiamano autospessoranti, in realtà bisogna comunque mettere gli spessorini e controllare cazzi e mazzi che sia tutto a posto. Comunque sono piuttosto affidabili e validi. Comprarli a parte lasci giù un occhio della testa, come tutto il resto dei componenti interni, perché sono, ripeto, eccellenti, eccelsi. Difetto della Madonna. Io che ho dovuto aprirlo e riportarlo al J. Il pistone. Il pistone è un ABS veramente imbarazzante. Mi avvicino? Allora, no, lo faccio vedere dopo. Filmiamo dopo. Beh, si può prendere e buttarlo nel cestino. Cioè, veramente schifo. Ok, che visivamente dentro alla replica non ne frega niente, però anche visivamente fa schifo. Sì, 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 sì. Quando ho visto mi sono detto, ma cioè, quello veniva dal mio corso del Marui, questa cosa qua, ragazzi. I pistoni dei Galaxy sono più belli. Devo dire una cosa, che nel mio, nella versione lunga, non abbiamo trovato questo pistone. Quindi non si so vede se che è un altro stock, va sarà un altro, sì, probabilmente va a culo, quindi non possiamo definirlo come difetto perché non abbiamo trovato in entrambi, però è un difetto su questo, quindi io può succedere che troviate quel pistone, un pistone se decente. Se piegate quello ve lo piegate nel culo, cioè proprio agra. Non c'è neanche dichiarato che pistone. Grazie. Spaccato uno schermo di un iPhone là. Ah, non è mio, no, non è suo, quindi cazzo me lo prego. Dai, quindi gli interni, diamo un voto agli interni. Ragazzi, io gli do 9. Piccolo dettaglio, poi passo la parola al caro M, l'OPAP. L'OPAP che troviamo qui di serie è di tipo ICS o Ares, quindi conico, molto più facile da regolare di quelli standard che ti spacchi l'unghia, che sono durissimi di cemento, quindi tanta roba. Hanno anche le tacchette appunto per regolare.
ottimo. Quindi sono molto più precisi. E mi sembra come sono nato nel video. Già che ha detto del loop up, dica la peculiarità. Cosa abbiamo qua? Vai, di tu. Con lì si dovrebbe chiamare ball catch. Bravo, bravo. Funzionante col tastino dall'altra parte. Un po' durino, ma poi... Ah, che devastante. Comunque, qualità di esterni veramente... eccessa. Prego. Bene, mi aiuti perché ho la voce va troia, quindi... Tranquillo. Allora, primo impatto troviamo un calcio nettamente diverso e un flottante nettamente corto rispetto alla replica classica del 416. Questo calcio, che dire... Fa cagare a livello simile. Personalmente di una scomodità, porco zio. Non ci piace molto. Poi ovviamente i gusti sono gusti, quindi dei gustibus non disputando. A lei piace? Esteticamente sì, anche se c'è di meglio, ma da provarlo è perché? Troppo corto. Per me è corto. E questo è proprio il fondello del calcio, che è un pene di un cinese, proprio piccolissimo. Quindi, cioè, ti scivola. No, o l'appoggi qua sotto e fai così. Devi avvicinare. E l'altro problema che l'ha fatto adesso con la testa è il fatto che questo, rispetto a questo, sono allo stesso livello praticamente. Quindi l'appoggio non è più basso e quindi tu riesci a appoggiare bene. No, non ce la fai. Devi mangiare tutto. Cioè. È scomodo almeno. Da chi magari uno deforme. È comodo. Beh, cioè, uno deforme compra un fucile deforme. O un deforme o uno comunque che di forza ne ha veramente tanta. Perché comunque, giustamente, ti ho detto una cosa intelligente. Il proprietario di questo fucile, che ringraziamo, è complimenti ancora per il figlio. Che è appena nato. Lo sai che non lo avrai più, vero? Il figlio o il fucile? Ah, ok. È un bestione enorme, quindi lui tranquillamente girava così con una mano, sì, perché tanto non gli pesa nulla, quindi meno male. Quindi la Kimbo con questo fucile, un bel 500 ore di Kimbo così, 500-500, un bel miliardo di Kimbo, atto che sistema a merda. Oh, ragazzi, avete la Kimbo perfetto, piccuzzo, merda, ecco. Emma lancia nuovi setup. Esatto, infatti se noi accorciamo totalmente il calcio diventa una pistola. Un pistolone. Un curso un po' più lungo, chiamiamolo come vogliamo. Allora, il calcio, già che siamo lì, no. Tre regolazioni. Tre. Una, due, tre. Su tre, guarda. Tre. Tira fuori. Ah, è bruttissimo. Allora, qua ce l'hai tutto lungo, qua sì, ce l'hai esatto. Un pelino più corto. No, esatto. O fuori, tra l'altro. Non c'è una via di mezzo. No, raga, quindi, anche come posizioni... Non è che abbiamo molte possibilità. Poi esternamente tutto il resto richiama il classico 416. Come ho detto, il flottante è più corto, sempre lavorato CNC bla bla bla. Sappiamo che la WFC Umarex lavora eccelsamente, non so se esiste, però l'abbiamo appena inventato. L'abbiamo appena possiamo inventato. Fare questo senza problemi. In questo modello vedo l'attacca di mira che quindi nel tuo non so se no, c'è qua. Il mio c'era le classiche qua. Ci sono quelle fisse, sì. Quelle rimovibili. Ma sono okay. Brutte da vedere. Cioè, personalmente a me non piacciono. Sue. Infatti da parte delle persone che hanno questo fucile, ho sempre visto custom dove questa persona mette avanti, la tirano via e mettono i mirini, quelli troi. Quelli che si abbattono. Perché proprio anche con i mirini, poi adesso vedrete più nel dettaglio, sono rotondi, brutti, anche esteticamente sono brutti da vedere. Rovina, secondo me, la replica. Sono effettivamente comodi, perché in qualche modo ovviano il problema che ha questa replica, ovvero quando lo metti in spalla... È anche scomoda tirarsi. Madonna! Spalla. Ok, uno... Questo è molto più semplice. Ovviano. Molto più sensibile. Ovviano il problema della. Madonna, che si scompa. Ovvero i mirini, essendo molto alti, sono subito facilmente mirabili. Collimabili. Sì, vabbè, avete capito cosa intendo dire. Cioè, sono parecchio alti, quindi sono anche abbastanza comodi come mirini in generale. Peccato che il calcio faccia cagare. E quindi non riesce a mirare lo stesso. Esattamente. Passiamo poi allo spegnifiamma, che è veramente truzzo, ecco. Se avessero fatto un calcio truzzo come lo spegnifiamma, sarebbe stato più bello.
Allora, poi... differenza basta. Di precisione, ragazzi, non ce n'è da quella con la versione più lunga, No. L'aumento di canna di quel... Guarda, parli di 10 cm. Ma di esagerando, non si nota per un cazzo. Poi io noto questo doppio anello porta cinghia, sì. Che nel tuo non c'è. Non c'è, no. Esattamente. Che ci riporta all'anello che troviamo dietro a... Com'è che si chiama sto fondello? Che è tutto suo, perché ovviamente... Oltre a essere il fondello dell'upper receiver, sì. È anche la guida del calcio, perché come abbiamo detto prima ci sono questi due tubicini che fanno da qui. Che, raga, tubicini non delicati, fragili, No. Tubini di ferro che... cioè, raga, sembrano buoni, sembrano veramente buoni per i rigidi. Sono buoni, il problema è che... se si rompono, diciamo che se si dovessero mai per caso forse rompere, cinto culo proprio, 500 euro così. No, dovete comprare per forza quello, perché servono appunto per guida alle asticelle del calcio. Non potete cioè sì, ci starebbe l'altro, però ma taglia tutto e boh, bravo, sega via, fregatele, sega di ste cazzate. Oltre a essere molto scomodo questo calcio, cosa comporta questo calcio? Che la batteria, pigliatevi anche allora quella. O andate in giro con la batteria in mano o dovete per forza comportarvi. Che potrebbe essere un'ottima idea come una sfida effettivamente. E quando l'ho visto in game era proprio così. Soprattutto cioè, è vero. E nastro isolante fuori. Magari giallo, blu, che non si nota. E magari anche nei giorni di pioggia, cioè. Perché ci siamo. Ma niente, dovete comprarvi un pack. No, arriva già col pack quest'anno. Ah, ok, mio errore. Arriva già col pack, infatti abbiamo il cavetto qua della... che carino! Della cavetta che esce di qua, che si collega poi al pack che vi danno in... che fa cagare, sinceramente, però... ci sapete qua. L'attacco è un classico Tamiya piccolo, quindi... ah, ok, vero. Tamiya piccolo, giusto. Tamiya piccolo. Venga, lui è esperto. E basta, ti arriva anche col classico caricatore, quello con la manovellina che dovete prendere già direttamente nel cesso. Esatto, se non sapete di cosa stiamo parlando, andatevi a vedere la recensione del 416 classico che è in descrizione o da qualche parte qui nello schermo. Cosa che non avevo detto prima, comunque è pieno di attacchi portacinghia, oltre a questo qua che è in plastica, l'unica parte in plastica che noto, plastico no. What the fuck? Sì, plastica, plasticosa, questo è 50 euro, forzato. ABS rinforzato, che è diverso. Abbiamo anche qui appena prima dello spegnifiamma sia destra che sinistro. Quindi abbiamo già quattro anelli portacinghia davanti. Comunque non ci credo. E solo, scusi, prego. Solo uno, come abbiamo detto qua prima nel fondello dei cusci. Ho visto un soft gunner. Un soft gunner ha pubblicato una guida. Che cos'è sto? È riuscito a inserire la lipo, non chiedetemi dove l'ha trovata così piccola, nel tubo. Ho visto una guida. Sarà un 750, quelle super minuscole del tipo da. Io così piccola non l'ho mai vista, ma a quanto pare lui ce l'ha fatta. Cioè, o ha preso. Fatto passare i cavi dietro. O ha preso tipo le batterie lipo degli elicotterini, cioè tipo spari 10 minuti. Da modellismo, sì. Apriremo una guida? No, scherzavo, forse. Wesley, qual è il tuo campo? Non è sicuramente il mio, quindi non vengo proprio le palle a me. Poi per il resto è un bello. 416 classico. Quindi? C è per classico. Sì. Ah, C per classico, ok, perfetto. Ragazzi, cerchiamo di dare adesso... Sintetizziamo in pochi punti cos'è questo fucile. Allora, qualità... eccessa. In termini... eccessa. Scomodità... eccessa. Mirini, eccessivamente brutti, cosa dico io? Io promuovo questo, ma solo per estetica. Ok, sì, perfetto. Perché, come ho già detto prima... E ricordatevi, questi sono pareri personali. Sa molto di sensibile sto coso. Sì. Poi magari regge anche Gesù. Pareri personali. Spara! Finamente. Murrof è accettabile. Sì, è un bel motorino. Regge la 11-1? Se cambi il pistone, sì, la regge tranquillamente. Raga! Avete tutto, potevamo fare accesso di dita da secondo effettivamente. Ma non è nel nostro stile. Hai ragione. Tante parole. Siamo qua per perdere tempo. Esatto. Boh ragazzi, fai le tue cose.
Ah già, è da tanto che non lo dico. Effettivamente sì. Siamo tornati dopo What? Questa grande estate di... Ma ti vedi, sono bronzato. Siamo bronzati. Allora... Guarda che sono bronzato. Sono bronzato e ho preso il mal di gola, rendi conto. I negri. Esatto. Niente, cosa ricordiamo i garbellini a casa? Di iscriversi al canale, al channel qua. Lo faccio io, no. Che tu non ce la fai. No, lo faccio io. È da troppo tempo che non lo faccio. Troia, ti serio. Iscrivetevi se non lo avete ancora fatto, invitate i vostri amici, condividete sui social, le solite cose. Andate anche nella pagina Facebook e dov'è che lo trovano? Perché non si sa mai. Dove? È nella descrizione. Voi andate sotto nel video, nella descrizione. C'è tutto lì. Questo calo di voce che mi è... Nessuno si caga mai in descrizione, è cosa incredibile. Non so per quale assoluto motivo, però a quanto pare. Lo trovate tutto nella descrizione, quindi tranquilli. Poi per il resto basta, ho finito. Quindi... Dai, è tutto. Dai, pure col mal di gola. Ti anche. Non so più da dirlo, ragazzi. Stay angry. Stay biru. Beh, dichiarati, qua adesso comunque rivediamo la seconda azione, tornato a respawn, ritorno direttamente là in super velocità e cerco di espugnare. Qua lo colpisco sulla mano da un metro, fa malissimo, scusami. Come stavo dicendo, uno dei tre team migliori, più tattici che abbia mai visto in tutta la mia vita. Fuoco, 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 qui, fuoco, 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 fuoco. Particolare, vabbè, lo stavo incappendo. Indico di guardare in quel punto e indico quanti nemici personalmente ho intravisto o visto. Per indicare quanti nemici sarà molto semplice, perché 1, 2, 3, 4, 5. Quando arriviamo al 5 per poi arrivare al 10, dovrà essere fatto semplicemente così. Si dovrà partire dal mignolo, questo indica il 6, poi sarà il 7, 8, 9, il 10 è a tunnel, non è un pugno chiuso perché questo significa stop, è a tunnel. Molto facile, si parte fino a 5 in maniera canonica, come tutti possono fare anche 3 così, è indifferente.